Io per la verità avrei tre domande da farle. La prima non può prescindere dal ricordo di Luciano Russi, perché ho avuto il piacere di ricordare quelle giornate e quei primi momenti nei vostri incontri. Beh, Luciano per me è stato un riferimento importantissimo nella mia vita sportiva, nella mia vita culturale, nella mia vita lavorativa e soprattutto nei miei affetti, perché Luciano ha rappresentato uno degli affetti più importanti, più sostanziali nel mio percorso. E oggi credo che la mia elezione a presidente federale, il mio ruolo nella Federazione Italiana Gioco Calcio, da Luciano Russi, se date un'occhiata ad alcune sue affermazioni, dichiarazioni del 93, del 94, Luciano aveva previsto questo mio percorso, un percorso che era basato su questo binomio strettissimo tra sport, calcio, cultura, fino al punto di arrivare a costruire uno scambio straordinario. Per l'epoca è stato un evento incredibile, dove il presidente di una squadra di calcio diventa docente universitario e un rettore dell'università diventa presidente di una squadra di calcio. Presidente, oggi torna a casa non solo per l'Abruzzo in sé, ma anche perché torna a terra l'università di calcio. Beh sì, io ho ancora una stanza lassù, quindi diciamo che è casa mia, è casa. L'ho vissuta con grande piacere, abbiamo lanciato tantissimi messaggi, tantissime speranze a tanti ragazzi, a tanti giovani, e tanti di quei ragazzi oggi sono impegnati nel nostro mondo, e questo credo che lo devo io a Luciano, ma credo anche tanti ragazzi devono a Luciano Russi questa splendida intuizione. Presidente, in la Serie C in questo momento perché la sta deludendo? Non ci sono i giovani che stanno emergendo? Ci sono alcuni esempi negativi in gestione di alcune società? Ma io non sono deluso dalla Serie C. Oggi è un momento difficile, il calcio è lo specchio della vita sociale del nostro paese e quindi proietta tutto quello che raccoglie, tutto quello che la società civile vive anche in altri settori. C'è molto da fare, è chiaro che il primo livello del professionismo italiano che si vive in Lega Pro oggi è un livello professionistico basato sul volontariato, sulle risorse esclusive dei suoi dirigenti, e questo pesa tantissimo, e non a caso parliamo sempre di ricerca di un equilibrio nella sostenibilità. Quindi io non sono deluso, sono amareggiato per il fatto che si fa poco per trovare contenuto a quel concetto di sostenibilità che tutti annunciano, tutti predicano, ma che nessuno si impegna realmente a realizzare o a centrare. Presidente, da quanto ha detto il collega, è importante allora accostare la parola cultura allo sport, ora più di prima, ancora più importante. Beh, cultura oggi, il binomio cultura e sport, Luciano Russi lo usava non una congiunzione ma un verbo, e quindi credo che oggi lo sport è cultura, così come la cultura oggi è uno degli elementi di grande supporto per il movimento sportivo, quindi un binomio sul quale dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo aprire i due mondi affinché comincino a confrontarsi, perché il confronto, il dialogo significa anche scambio di identità, non si può rimanere chiusi il mondo del calcio dalla sua parte, il mondo dell'accademico e della cultura dall'altra. Lei è in un palcoscenico di Serie C, diversi club sono già falliti, altri presumibilmente falliranno. Il girone B sembrerebbe essere il più sano dei tre. Qualora le retrocessioni, facciamo un'ipotesi, o le scomparse dal mondo del calcio fossero sei, le retrocessioni sarebbero almeno equamente divise? No, ci sono già delle norme su questo, le modalità delle retrocessioni sono già chiarite con lo schema dei play-out e con le retrocessioni dirette, che non riguarderanno i gironi dove già è avvenuta l'esclusione, quindi nel caso del girone A e del girone C non ci saranno, chiaramente non retrocede l'ultima, c'è uno spareggio e poi si incrociano
le vincenti dei play-out. Sì, fossero però 6 le escluse, ne retrocederebbero 3. Bisogna riscrivere le nuove norme, però per il momento non mi sembra che all'orizzonte ci siano modalità di esclusione o previsione di esclusioni. Beh, insomma, Lucchese e Cuneo. Ma Lucchese e Cuneo hanno pagato, stanno pagando, non possiamo prevedere quello che succederà da qui a 20 giorni, un mese. Considerate che siamo a 8, 9, 10 giornate alla fine del campionato, non mi sembra che ci siano presupposti per esclusione in questo momento. Poi ci sono per questo gli organi preposti che adotteranno tutti i provvedimenti. Oltre all'equilibrio di bilancio, quanto è importante rispetto al codice etico? Esatto. L'etica è la precondizione dello sport, non ci può essere sport se non c'è etica, e quindi è evidente che bisogna intendersi sul concetto di etica, perché oggi l'etica è diventato il famoso codice etico che tutti impongono, si ispira a un'etica di natura impositiva, obbligatoria. Io amo più l'etica di natura aristotelica, che si ispira più all'etica delle virtù, quindi al virtuosismo, a dare un contributo positivo. Un'ultima domanda: può la commissione etica imporre l'inclusione o l'esclusione di un soggetto qualora questo soggetto dimostrasse di essere, tra virgolette, pulito? Non può, il principio dell'etica è un principio di carattere generale, non ci sono sanzioni per violazione del principio etico, c'è la violazione di una norma morale e ci sono le sanzioni morali. È chiaro che noi su quello che lei fa riferimento abbiamo istituito un codice, che è il codice di onorabilità, il casellario di onorabilità, che entra in un'altra fattispecie, che è la fattispecie di requisiti indispensabili per poter far parte del nostro mondo. Quindi avendo i requisiti si può far parte di questo mondo? Beh, se uno ha i requisiti sì, se non ce l'ha è chiaro che non può far parte. Certo.